Ciao ragazzi. È appena suonato il corriere. Scusate se rido, ma stavo per morire dal fiatone perché ho tante scale per venire su senza ascensore. Ho detto, no, devo farlo subito questo video. Vi devo dire una cosa. Allora, vi ricordate il video dove ho fatto praticamente non vi darò mai i miei soldi? Ecco, lo sapevo, mi sono ricreduta su un prodotto. Ho visto su YouTube una ragazza che recensiva la palette di Clio e niente, allora mi ha convinto a provarla, anche se a toni naturali, però lei ha fatto un bellissimo trucco, in tante l'hanno provato, in tanti hanno provato questa palette e purtroppo mi hanno fatto ricredere sul mio acquisto, che non l'avrei mai comprata invece. Prima che va sold out, perché noto con piacere che ci sono dei rossetti che vorrei prendere di Clio, ma sono sempre sold out, quindi non riesco mai ad acchiapparmeli. Quindi ho detto, prendila subito, tagliamo la testa al toro e vi faccio vedere il pacchetto, perché è appena arrivato il corriere. Eccolo qui, lo apriamo insieme. Ah, Clio Makeup, che carino! Guardate che figata, ragazze, c'è tutto qua dentro, impacchettato molto, cioè con molte bolle, diciamo, e lo apriamolo, anche le bolle, no, le bolle sono bianche, sembrano rosa, ma perché hanno la carta pescata sotto, vabbè, sono leggermente rosine effettivamente. Allora, ecco qui i miei acquisti di Clio. Vado ad appoggiare. Ma la palette è veramente molto piccola, eh? Pensavo che era qualcosa di leggermente più grandina. Questa è la First Love di Clio Makeup. Ah, l'etichetta è bella storta. Complimenti, ragazzi. Ha un PAO dall'apertura di 18 mesi, togliamo la cartina sopra e la palette si presenta in questo modo. La apriamo, non ha fogliettini svolazzanti che disturbano, ha i nomi scritti sul cartoncino, molto 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 carina, veramente. Io ho visto swatchati dei colori ed è molto bella. Per il momento vi farò vedere solo ed esclusivamente gli acquisti. Cosa ci dice Clio? Clio ci dice: ciao ragazzi e ragazze, sono orgogliosa di presentarvi la mia prima palette First Love. L'ho chiamata così perché vorrei che fosse per voi come è stato per me un primo amore. Indimenticabile, ha un mix di colori stupendi per look sia da giorno che da sera, matte e shimmer con una texture vellutata, scrivente e facile da sfumare. Spero davvero che faccia breccia nel vostro cuore. Un bacione. Questo è quello che ci dice Clio dietro al retro della palette. E niente, ragazze, poi ovviamente questo è un video haul, vi faccio vedere cosa ho preso, dopo ovviamente faremo il trucco, faremo gli swatch, faremo tutto il resto. Insieme alla palette ho preso tre rossetti liquidi. Ho preso Fear Kiss, Nude Sand e Play Heart, perché i rossetti cremosini che mi stanno qui non ci stanno sul sito. Gli unici che ho trovato sono stati questi, e che erano a tre, quindi ho preso il trio. E niente, ho deciso di prendere il trio così almeno risparmiavo, ne provavo tre perché uno rosso, uno fucsia e uno nude, quindi tutte e tre la gamma di tonalità di colore del rossetto. Ma mi metti bene a fuoco, sì o no? E non riesco ad aprire, non volevo rompere la scatolina, eccola la scatolina, è dentro, questo è il pack secondario, la scatolina bianca con un color pesca, qua c'è disegnato un cuore. E questo è Fear Kiss, è rosso, bellissimo. Cosa ci dice Clio dietro questi rossetti? Ciao ragazze, vi presento i rossetti liquidi matte Liquid Love, sono opachi, ipercoprenti e elegantissimi. Me ne sono innamorata dalla prima volta che li ho provati, fanno battere il cuore, Clio.
questo è il rosso First Love. Poi c'è Play Hard, che dovrebbe essere il fucsia. Infatti sì, è un bellissimo fucsia, guardate che bello. Poi mi piace veramente tanto il pack, qua richiama l'oro, in oro rosa, è bellissimo veramente, con un cuore disegnato qui, molto bello veramente, deve essere molto bello anche il colore. E poi ho preso quello nude, perché ho preso appunto il trio, che si chiama appunto Nude Sunday. Non voglio rompere le scatole. Eccolo qui. Questo è il colore Nude Sunday. E niente, non sembra un marroncino con una punta di rosa da provare. Ovviamente sono tutti da provare, ma solo a guardarli mi piacciono un sacco. E niente, questo è quello che mi è arrivato di Clio. Passiamo al prossimo pacchettino. Indovinate ragazze cosa poteva essere, non essere, essere, non essere? Nabla! Oh, Nabla adesso presenta la sua collezione. Via! In questa scatola, in questo cosa di carta sempre pescata come Clio. Ale, e niente, tiriamo fuori subito quello che c'è all'interno. La Soul Blooming, sono riuscita a prenderla, raga. Scusate, mi è partito un imbolo. Questo è il pack secondario, adesso lo apriamo e tiriamo fuori il pack primario. La sto vedendo adesso per la prima volta con voi, il pack è tutto fiorato, molto bello, ci sono delle cose in rilievo, anche questa coccinella, ho visto il video di Mr. Daniel che diceva che c'era la coccinella in rilievo, infatti è vero, la coccinella qua è in rilievo, è molto bella, molto fine, mi piace veramente un sacco, cioè Daniele ha detto che messe così possono sembrare insieme alla Dreamy dei libri, e infatti ha ragione, è molto 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 fine, molto bella, mi piace, sono contenta che Nabla faccia queste cose e io continuerò ad acquistarle ovviamente. E questa è la palette aperta, i colori sono molto belli, non rendono dalla camera ovviamente, e perché anch'io l'ho vista su Instagram e all'inizio ho detto no che brutta, poi ho iniziato a vedere in giro gli swatch, ho detto sì che bella, ed è veramente bella. Perde i colori, ve lo spiego io, perdono secondo me per quanto riguarda questo cartoncino color grigio glicine, non lo so, perdono secondo me per questo motivo, perché sono veramente bellissimi, ho paura quasi a toccarli. E oh ragazze, questa non è solo una passione di make up, di mettersi lì a truccarsi, ma è anche una collezione, una passione, amore. I love you. Poi ho preso anche il rossetto liquido Vanilla Queen, che mi mancava nella mia collezione dei rossetti liquidi Nabla. Questo è Vanilla Queen, è un rosa molto chiaro pescato, questo lo proviamo subito, secondo me è veramente bellissimo, all'inizio l'ho snobbato perché mi sembrava tanto chiaro, invece aspettate un attimo che si asciuga e leggermente si scurisce, secondo me con un filo di contorno leggermente più scuro è una bomba. Vanilla Queen, mi spiace di averti snobbato.
quando ho preso tutti gli altri rossetti, perché io a Natale ho preso tutti i rossetti tranne questo che non mi convinceva. Invece ragazze, è molto molto bello per tutti i tipi di look, da giorno, da sera, va benissimo di giorno, è un bellissimo nude, molto molto bello, veramente mi piace un sacco. Vanilla Queen. E poi ho preso sempre di Nabla il correttore, ho preso lo 01, l'1.0, perché appunto c'è scritto per pelli chiare, molto chiare, chiare, quindi ho preso questo correttore che non avevo ancora, non ho ancora niente di Nabla come correttori, quindi ho voluto provare a prenderlo. Ovviamente niente, quando ci sarà da fare i trucchi useremo anche questo correttore e useremo anche tutto il resto. Questa carta la tengo volentieri perché mi piace un sacco, guardate che bella che è, veramente lo stesso colore di quella di Clio. Comunque veramente bello, tutto veramente molto bello ragazze, credetemi, sono contenta. Sto aspettando ancora un corriere e sto aspettando la Different 2 di Mulac con un illuminante di Mulac, e farò un video a parte perché ero troppo felice di farvi e troppo entusiasta di farvi vedere cosa mi è arrivato oggi. Sono veramente contenta, mi piace tutto ragazze. Comprerei il mondo. E niente, ragazze, spero che questo video haul vi possa essere stato utile. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, ricordatevi di attivare la campanellina e iscrivetevi al mio canale. Per il momento vi saluto e ci vediamo col prossimo video per quanto riguarda l'haul di Mulac. Ciao!